Abbiamo parlato di Nicolò Cusano, abbiamo parlato di Marsilio Ficino, ma oggi affrontiamo un ulteriore importantissimo filosofo platonico rinascimentale, cioè Pico della Mirandola, Giovanni Pico della Mirandola, celebre, famoso soprattutto per aver scritto il De Hominis Dignitate, che abbiamo citato anche noi qualche puntata fa presentando in generale il Rinascimento. Effettivamente Pico per molti versi è il perfetto uomo rinascimentale e cercheremo di capire perché, soprattutto dal punto di vista filosofico. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 153esima puntata. La filosofia di Pico della Mirandola. Eccoci di nuovo insieme, ben trovati. Siamo qui per parlare di filosofia, come facciamo sempre nel nostro podcast Dentro la filosofia, per circa una ventina di minuti. E da un po' stiamo affrontando un tema importante, un tema su cui a volte a scuola non ci si sofferma particolarmente perché ci sono tante cose da fare, ma proprio per anche la storia d'Italia e dell'evoluzione del pensiero italiano è una pagina fondamentale, quella del Rinascimento e del pensiero fiorentino in particolare. Abbiamo già visto l'altra volta Marsilio Ficino, fondatore dell'Accademia Platonica di Firenze, nel pieno Rinascimento, nel pieno del 400, e oggi presentiamo un altro grande fiorentino, anche se fiorentino d'adozione, che si chiamava appunto Giovanni Pico della Mirandola, forse il più celebre degli esponenti di questo platonismo rinascimentale. Brevemente, due cose sulla vita. Pico della Mirandola nasce appunto a Mirandola, in Emilia Romagna, nel 1463, muore a Firenze, ancora piuttosto giovane, nel 1494, quindi poco più che trentenne, però nonostante questi pochi anni di attività lascia alcuni testi fondamentali, soprattutto un'impostazione del pensiero che è tipicamente rinascimentale. Dove si vede questo suo aspetto innovativo per l'epoca? Nel tentativo di trovare una sintesi di tante dottrine diverse. Quello di Pico dalle nostre parti è un nome quasi proverbiale, pensate molto banalmente anche solo al personaggio disneyano di Pico de Paperis, che proprio in Italia assume questo nome in omaggio a Pico della Mirandola. È uno di quei personaggi un po' come Archimede, come Pitagora, che sembrano grandi studiosi a tutto tondo, grandi dotti di ogni epoca. In effetti Pico della Mirandola fu proprio questo, perché studiò come tutti gli umanisti del tempo, ma studiò forse ancora di più dei suoi contemporanei, perché lui non si accontentò solo di studiare i greci, gli antichi, quindi Platone e Aristotele, che abbiamo detto erano ampiamente riscoperti in quell'epoca, ma non disdegnò neppure quelli che erano venuti poco prima di lui, studiò anche i filosofi medievali, senza rifiutarli come facevano molti del Rinascimento. Il Rinascimento è sentito come un'epoca di rottura, no? Molti filosofi del tempo vogliono staccarsi da Tommaso d'Aquino, da Dun Scoto, Guglielmo di Ockham, da Anselmo d'Aosta, vogliono staccarsi dai pensatori precedenti. Invece Pico no, Pico vuole recuperare anche loro, oltre che appunto Platone, Aristotele e così via, e vuole trovare una grande sintesi di tutti questi pensieri. Quindi è davvero un cultore della sapienza, della scienza, della filosofia a tutto tondo, senza nessun paletto, senza nessuna censura, perché è convinto che tutte queste forme di sapienza, tutte queste forme di conoscenza abbiano qualcosa di valido, possano essere messe insieme, possano essere collegate tra loro, perché effettivamente sono aspetti diversi di una stessa e unica verità. Questo lo si vede anche nel suo tentativo di conciliare pensatori che tradizionalmente sono visti come avversari invece. Pensiamo ad esempio a Platone e Aristotele. Abbiamo detto proprio poche puntate fa che nel Rinascimento sorge una disputa tra platonici e aristotelici. Certo, Pico è un platonico, propriamente detto, ma non disdegna neppure Aristotele, non vuole creare rivalità tra Platone e Aristotele, vuole piuttosto mostrare come i due pensatori, in modi diversi, con opere diverse, sono arrivati in realtà a conclusioni simili. E questo vale per la disputa tra Platone e Aristotele, ma vale anche, ad esempio, il rapporto tra Tommaso e Duns Scoto. Questi due pensatori che abbiamo presentato qualche puntata fa erano percepiti nel Medioevo come due avversari, come due antagonisti in un certo senso, e invece Pico vuole collegarli, vuole metterli insieme. Allo stesso modo vuole anche ampliare i confini della filosofia e studia ad esempio la magia, studia ad esempio la cabala, poi a fine puntata diremo qualcosa anche di queste discipline, e anche queste discipline vuole ricollegarle al grande pensiero filosofico, al cristianesimo e al pensiero greco. Insomma, non disdegnava nulla, non disegnava neppure quelle che oggi noi riteniamo essere delle forme di superstizione, e cercava
proprio di inglobare tutte queste forme di sapere, più o meno scientifico, all'interno di un discorso unitario, all'interno di un discorso filosofico più ampio che racchiudesse tutto insieme. E questo lo si vede non solo nelle sue opere, certo anche nelle sue opere poi ne parliamo, ma si vede anche nei suoi tentativi politici in un certo senso, perché Pico è famoso perché ad un certo punto tentò di riunire a Roma, capitale morale dell'Europa cristiana, di riunire a Roma tutta una serie di grandi intellettuali, i più grandi intellettuali del suo tempo, i più grandi dotti e sapienti del suo tempo, di scuole diverse ovviamente, di scuola aristotelica, di scuola platonica, di scuola cristiana e così via, riunirli tutti assieme in modo da discutere insieme su alcune tesi che lui stesso aveva individuato, ben 900 tesi che lui aveva tratto da tutti i libri che aveva letto, da tutti i libri e dalle forme di conoscenza che aveva studiato. Aveva messo insieme dottrine aristoteliche, platoniche, cristiane, neoplatoniche, pitagoriche e così via, di San Tommaso, Tomiste, di Agostino, eccetera. Le aveva raggruppiate e sintetizzate appunto in queste 900 tesi e poi voleva che i dotti le discutessero tutti insieme, in un intento proprio tipicamente rinascimentale di unione, universalistico anche direi del sapere, no? Troviamoci tutti insieme da tutta Europa, discutiamo e troviamo una sintesi. Questo era il suo grande progetto, un progetto che però non si realizzerà. Questa grande discussione, infatti, che Pico della Mirandola aveva organizzato, che voleva tenere a Roma, non si tenne poi, perché in realtà le sue 900 tesi non erano tutte così facilmente accettabili, soprattutto dalla Chiesa Cattolica. Alcune di queste tesi vennero accusate di eresia, quindi lo stesso Pico dovette in qualche modo rinunciare al progetto, perché se si fosse discusso pubblicamente proprio a Roma, poi nella bocca del leone, di questioni eretiche o in odor d'eresia, è chiaro che si rischiava qualcosa. Siamo sì nel Rinascimento, siamo sì in un'epoca in cui si riscopre il libero pensiero, in cui si mette bocca su tutto e si vuole discutere su tutto, ma dobbiamo ricordarci che la Chiesa Cattolica è ancora un'autorità forte, che esiste ancora l'Inquisizione, che anzi nel giro di pochi anni ricomincerà a lavorare a sprombattuta ancora più forte di prima, quando magari nell'area tedesca arriveranno la riforma, le proteste, la controriforma nell'area italiana e così via. Quindi se le 900 tesi sono in odor d'eresia si lascia proprio perdere. Bisogna dire che però Pico questo grande progetto che aveva elaborato lo sfrutta in qualche modo lo stesso. Ad esempio pubblica poco dopo la dipartita di questa ipotesi di convegno, diciamo, una apologia delle tesi che aveva elaborato per difendere le sue idee e poi una raccolta di conclusioni che aveva lui stesso derivato da queste tesi. Quindi lui il lavoro lo fa lo stesso in un certo senso. Non riesce a farlo insieme agli altri intellettuali che aveva convocato, ma lui lo porta avanti comunque. Segno che nel suo pensiero, nella sua immaginazione, questa operazione era molto molto importante, serviva a un nobile scopo. E poi soprattutto, oltre appunto all'apologia e alle conclusioni, Pico pubblica anche un'altra opera che doveva essere l'orazione introduttiva con cui apriva il grande convegno che aveva immaginato. Questa orazione venne pubblicata col titolo di De Hominis Dignitate ed è oggi l'opera più famosa di Pico, l'opera anche più importante, quella che vi ho già citato anche in apertura, vi ho citato qualche puntata fa come l'opera simbolo forse di tutto il Rinascimento filosofico italiano. Cosa dice questo testo simbolico poi? In realtà è un'orazione abbastanza breve che si sofferma su un tema però caro a molti uomini del Rinascimento, tipico del Rinascimento non solo italiano, quello cioè della dignità dell'uomo, della superiorità di questo essere vivente rispetto a tutti gli altri enti, rispetto a tutte le altre creature del mondo. E questo tema viene affrontato da Pico in maniera anche abbastanza originale, immaginando un discorso che Dio fa ad Adamo, il primo uomo ovviamente, quindi simbolo di tutta l'umanità. In questo discorso Dio dice all'uomo: guarda, io prima di creare te ho creato tutta una serie di altre creature, ho creato gli animali, ho creato gli angeli, ho creato creature alte e basse e a ognuna di queste creature ho dato in un certo senso un posto nel mondo, ho dato delle caratteristiche, ho dato delle qualità tipiche. Quando sono arrivato a creare te, che sei l'ultimo elemento del creato, non avevo più nulla da affidarti, avevo già dato tutte le caratteristiche a qualcun altro. Quindi ho deciso di darti contemporaneamente la possibilità di accedere a tutte le caratteristiche che ho dato agli altri animali e agli altri enti. Cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire, ad esempio, che l'uomo non ha di per sé, secondo Pico, una qualità caratteristica. Il cavallo, che ne so, è veloce,
l'uccello sa volare in alto e così via, ogni animale ha una sua caratteristica, ma l'uomo non ne ha nessuna di specifica, di tipica. Ha la capacità di usare le caratteristiche degli altri, quindi sa correre veloce, quindi sa, beh, forse nel Rinascimento no, ma oggi sì, volare in alto e così via. Sa cambiare la sua posizione, mentre gli animali hanno una posizione specifica nella scala gerarchica delle creature, nella scala degli enti che Dio ha posto, l'uomo no. L'uomo sta in mezzo, dice proprio Dio ad Adamo, e questo suo stare in mezzo gli permette di abbassarsi se vuole e di innalzarsi se vuole. Vi leggerei a questo proposito proprio un passo celeberrimo, una citazione del De Omnis Dignitate che ben rappresenta questo aspetto. È Dio che parla, quindi è lui che si rivolge, come vi dicevo, ad Adamo. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là tu meglio scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti. Tu potrai rigenerarti secondo il tuo volere nelle cose superiori che sono divine. Di nuovo cosa vuol dire? Che l'uomo è libero. L'uomo libero di plasmarsi, di decidere cosa vuole essere, di elevarsi come un sovrano artefice di se stesso, dice Dio, di elevarsi fino agli angeli e alle cose divine, oppure anche di abbassarsi, brutalizzandosi, rendendosi simile alle bestie. E come ci si fa ad innalzare? Beh, ovviamente il discorso sotteso qual è? Che per innalzarsi bisogna studiare, che per innalzarsi bisogna conoscere le varie dottrine filosofiche e religiose che proprio Pico aveva studiato e mostrare come queste dottrine tendono all'unità. In fondo, tutta la storia della sapienza e della ricerca umana è una storia, secondo Pico, di innalzamenti, di tentativi condotti da pensatori diversi, in forme molto diverse tra loro, di innalzare l'uomo, di avvicinarlo alle cose divine. Noi dobbiamo far tesoro di tutti questi tentativi, riprenderli, fonderli, studiarli e solo così potremo lasciare questa posizione mediana, elevarci, avvicinarci in qualche misura a Dio. Però la cosa importantissima qui non è solo l'aspetto della sapienza e delle dottrine, è anche l'aspetto che l'uomo è artefice del proprio destino, lo dicevamo qualche puntata fa. Non è Dio che ti dice che ruolo hai nel mondo, sei tu che te lo devi guadagnare, Dio ti ha lasciato proprio questa libertà. Quindi sta a te, è tua responsabilità, è tuo compito elevarti. Di nuovo una prospettiva completamente diversa rispetto a quella medievale, in cui invece l'uomo aveva una posizione che Dio gli aveva dato e l'uomo doveva solo accettarla, doveva solo pregare, doveva solo in un certo senso chinare la testa. Adesso l'uomo rinascimentale, l'uomo di Pico della Mirandola, la testa la rialza, anzi in maniera molto nobile, c'è una grande dignità nell'essere uomini, c'è una grande proprietà, una grande superiorità dell'uomo. L'uomo è superiore rispetto a tutte le altre creature, perché ripeto, le altre creature hanno una condizione che è già stabilita. L'uomo è libero e proprio questa libertà lo rende superiore alle bestie, perfino forse in un certo senso superiore agli angeli, perché gli angeli non possono perdere il loro tratto angelico, l'uomo invece può guadagnarlo e perderlo. Detto questo, avviamoci verso la conclusione. Pico scrive anche altre opere, vi ho detto, muore anche giovane, per carità, quindi diciamo che la morte gli impedisce di completare ancora più testi, però qualche opera oltre al De Omnis Dignitate e oltre a questo progetto delle 900 tesi ce la lascia. Ad esempio ci scrive un Heptalus, che è un testo interessante perché è dedicato allo studio dei primi capitoli della Genesi, il libro della Bibbia, il libro della creazione, tentando di mostrare come la Genesi si richiama in qualche misura al platonismo, cioè cercando un accordo tra cristianesimo e platonismo, quindi in questo caso. Ma poi scrive anche un altro testo importante che si intitola L'ente e l'uno, in cui tenta di nuovo una fusione, una conciliazione del pensiero, questa volta sì di Platone da un lato, ma dall'altro di Aristotele. Quindi è sì un platonico Pico, ovviamente, ma un platonico che cerca di portare a sé tante discipline diverse, come abbiamo visto. Infine, un ultimo accenno veloce alla questione della magia e della cabala che vi citavo anche all'inizio. Il pensiero rinascimentale, un pensiero ancora non ben definito dal punto di vista scientifico, arriverà tra poco, ne inizieremo a parlare, la rivoluzione scientifica che metterà dei paletti, dirà questo è scienza, questo non è scienza, la scienza lavora così, quello che non lavora così non è scienza. Ma fino al 400-500 le cose sono molto fluide, quindi avremo scienziati o pensatori comunque di un certo livello che non disdegnano lo studio della magia, lo studio
di forme di alchimia e così via, perché appunto i parametri di ciò che è scienza e cosa non è scienza sono ancora in un certo senso da definire. Ecco, Pico è uno di questi. Pico si interessa ad ogni forma di sapienza, ripeto, anche quelle che noi oggi riteniamo forme di superstizione, irrazionali. Ad esempio si interessa della magia, tra l'altro distinguendo tra quella che lui chiama una magia naturale, che era studiare, che è importante, che aiuta a comprendere come funziona la natura e a dominare la natura, e dall'altro lato la magia nera, che invece lui rifiuta, la magia dei negromanti, dice lui, quella magia che non serve a capire la natura, a governare la natura, ma serve a forzare la natura, e quella ovviamente non va bene. E in più studia anche la Kabbalah, Kabbalah che aveva una vecchia storia, un'antica storia legata all'ebraismo soprattutto. Ebbene, studia la Kabbalah cercando di mostrare come la Kabbalah sia in accordo anche col cristianesimo, secondo lui, ma anche con lo stesso platonismo e col pitagorismo. C'è tutto un lavoro sui numeri, sulla numerologia ad esempio, che è tipica per la verità del Rinascimento, che troviamo in Pico e troviamo anche in altri autori. La Kabbalah, per chi non lo sapesse, aveva avuto origine nella tradizione ebraica, tra l'altro si era ampiamente sviluppata proprio durante il Medioevo, ed era sostanzialmente un insieme di insegnamenti esoterici legati all'ebraismo rabbinico, ad alcuni insegnamenti dei rabbini, che poi era molto variabile a seconda della tradizione, a seconda delle scuole, poi ripresa anche appunto da vari pensatori cristiani, però di carattere mistico sostanzialmente, cioè un'idea di avvicinamento a Dio o comunque ad aspetti religiosi tramite una serie di misteri, di aspetti segreti, spesso anche legati appunto ai numeri, spesso legati anche a un Dio che si nasconde, a un misticismo perfino linguistico, cioè tutta una serie di cose nascoste, astruse, mascherate, simbolicamente mascherate, che gli esperti devono svelare, devono comprendere, devono interpretare. Questa Kabbalah di origine ebraica aveva appunto un contenuto esoterico fortissimo, ermetico anche fortissimo, e venne ripresa proprio nel Rinascimento anche in ambito cristiano in parte. Il più famoso esponente di questa Kabbalah cristiana è proprio Pico della Mirandola, ma poi ritorna durante questo periodo anche in altri pensatori. Infine chiudiamo con un discorso molto breve ma importante sull'astrologia, perché vi ho detto, Pico riprende molte discipline che oggi noi non consideriamo scientifiche, però rifiuta proprio l'astrologia. Tra tutte riprende tutto, la magia, la cabala eccetera, non l'astrologia. Perché? In realtà anche in questo caso bisognerebbe distinguere. Pico distingue tra una astrologia che lui chiama matematica o speculativa, che usa proprio la matematica per cercare di comprendere il movimento dei pianeti, le leggi del cosmo, e questa va salvata, va ripresa, va studiata, e invece va rifiutata l'astrologia che lui definisce giudiziale o rivelatrice, cioè quella che usiamo ancora oggi per fare gli oroscopi. Ecco, questa secondo Pico della Mirandola non è una vera forma di sapienza, un inganno. Perché dice questo? Lo dice perché l'astrologia, per come la si intendeva nel Rinascimento, ma è il modo in cui la si intende ancora oggi, prevede che gli astri abbiano un influsso sulla nostra vita, sul nostro comportamento, su quello che ci accade. Secondo Pico, questa concezione implica che l'uomo non sia veramente libero, perché il suo destino sarebbe deciso in qualche misura dalla luna, dai pianeti e così via. Invece Pico rifiuta tutto questo. L'uomo è libero, lo abbiamo detto prima, nel De hominis dignitate, e anzi non può essere condizionato in alcun modo da cose che sono inferiori a lui. L'uomo, vi ho detto, è la creatura più alta di tutte, perché è arrivata per ultima, perché Dio gli ha dato queste particolari caratteristiche. Quindi l'uomo è superiore anche ai pianeti, l'uomo è superiore alle stelle. I corpi celesti sono stati creati da Dio prima dell'uomo e hanno un loro ruolo ben determinato, hanno una loro posizione ben determinata. L'uomo no, l'uomo è superiore. Dunque è illogico pensare, secondo Pico, che l'uomo possa essere condizionato da qualcosa che sta qualche gradino al di sotto di lui, cioè i pianeti. Quindi rifiuto totale di questa astrologia divinatoria, diciamo, e invece apprezzamento per tutte quelle forme anche di superstizione, di cabala, di matematica, di astrologia, di magia, che si rivolgono alla natura per dominarla. Questo è un atteggiamento già forse prescientifico, però insomma ancora molto in nuce. Ecco, questo è sostanzialmente quello che mi sembra oggi ci fosse da dire. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato Dentro la Storia. Più vi ricordo anche che se volete rimanere informati su quando escono i podcast, ma anche i video, perché ci sono migliaia e migliaia di video anche su YouTube
Se mi cercate come Ermanno Ferretti oppure come Scrip, potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che esce ogni lunedì sera. Per farlo basta andare al sito internet ermannoferretti.it e lasciare la vostra email, oppure potete seguirmi sui social network Facebook, Twitter o Instagram, dove sono presente col nickname di Scrip. E con questo direi che abbiamo detto proprio tutto. Ci sentiamo presto per andare avanti ancora a parlare di Rinascimento. Dobbiamo parlare di Pomponazzi, di altri autori, poi presto parleremo anche della riforma luterana, quindi ci sposteremo sul versante religioso ma sempre dal punto di vista filosofico, e poi per tante altre lezioni più avanti di filosofia e nel podcast gemello di storia. Ciao, alla prossima!